Ecco Alessandro, secondo te Outeri riuscirà a trovare la chiave di volta per questa squadra? Ma credo proprio di sì, perché comunque è un allenatore che questa categoria la conosce bene e quindi sa come gestire determinati momenti e sa gestire la squadra nel migliore dei modi. Credo proprio di sì. Come si affrontano momenti come questo per il Pescara, che insomma è molto più vicino magari alla metà della classifica che alla vetta? Ma devono pensare, cioè, dalla mia esperienza, in questo momento il giocatore deve solo pensare a lavorare, ad allenarsi a 1000 all'ora. Essere compatti, uniti, che solo così si superano i momenti di difficoltà. Altre strade non ne vedo. Non penso che ci sia la magia che esce dal cilindro qualcosa di magico. Lavoro, 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 la quotidianità, solo così puoi superare questi momenti un po' così. Che idea ti sei fatto del motivo per il quale la squadra in poco tempo, Pescara, ha accumulato questi punti di ritardo dalla vetta? Qual è la tua idea? Il fatto che sia una squadra quasi completamente rinnovata o c'è dell'altro, ci sono altri fattori secondo te? No, il fatto che la squadra sia totalmente rinnovata può incidere perché comunque ci metti più tempo a plasmarla, ci metti più a tempo a conoscere determinate cose, a mettere in pratica determinati principi, perché il Pescara gioca in modo particolare, gioca con un 3-4-3 che a volte può sembrare poco equilibrato, ma l'equilibrio si ritrova con delle cose che in campo si fanno e si devono attuare dei principi di gioco. In questo momento alcune volte l'hanno fatto un po' meno e lo dimostrano i gol che hanno preso, però nello stesso tempo credo che siano comunque il miglior attacco. Quindi in questa situazione devo trovare secondo me un equilibrio tale da poter che poi dopo la squadra possa esprimersi in maniera più completa e cercando di subire di meno.